E Napoli anche quest'anno, la sede degli Stati Generali degli Amici dei Poveri, che per due giorni, oggi e domani, sono animati dai rappresentanti di 160 associazioni e movimenti di volontariato che si confrontano su Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri, a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Napoli, dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità Giovanni XXIII. I cristiani hanno assunto una consapevolezza maggiore, anche ricordando il 50° del Concilio Vaticano II, che c'è bisogno di essere di più Chiesa dei poveri. La Chiesa di Napoli ha sempre mostrato una particolare sensibilità. Forse è qualcosa che fa parte proprio del DNA dei napoletani. Anzi, più c'è il napoletano povero, più questo povero si apre alla povertà degli altri. Questa mattina nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore si è svolta la prima sessione di lavori, alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, e il direttore della Caritas Italiana, Francesco Soddu. Noi dobbiamo testimoniare il Vangelo, secondo quanto in questi giorni appunto ci viene riproposto e viene affrontato in questo convegno. Il pomeriggio è stato dedicato al confronto nei gruppi di lavoro e alle testimonianze rese poi in Piazza del Gesù. Domani si terrà l'assemblea plenaria nella Cattedrale di Napoli, seguiranno il saluto del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione Andrea Riccardi e la relazione conclusiva sui gruppi di studio del Presidente della Comunità di Sant'Egidio. Quindi la liturgia eucaristica presieduta dal Cardinale Sepe.